Bene, ben ritrovati, facciamo la seconda di questo ciclo di lezioni su Bitcoin. La volta scorsa, prima di tutto il meme, dobbiamo sempre partire con la cosa più importante, l'ambito Bitcoin comunque è di burloni, quindi troverete tantissimi meme che valgono tutti la pena di vederli. Nella scorsa lezione avevamo parlato di tante cose, ma sostanzialmente, oltre a tentare di capire che cos'è Bitcoin, avevamo parlato in gran parte di nodi, quindi anche magari con un problema di terminologia tra l'hardware e i vari software che io metto sul mio hardware, tipo questo è uno dei miei nodi di casa su cui c'è un full node. Avevamo parlato di full node, avevamo parlato anche di che cosa fare se non ho spazio, banda, per gestire un nodo così grande. Poi abbiamo parlato di altre cose, tipo di Tor, di Transport V2 e di Mempool. Non ci siamo ancora occupati di capire che cosa scarichiamo, che informazioni ci sono dentro la blockchain, che cos'è un blocco, che cos'è una transazione. Per la parte di transazione e di wallet ci saranno delle lezioni apposta. Oggi tentiamo di capire un pochino com'è fatta la blockchain e che cos'è. In realtà è una cosa abbastanza semplice, ma ha all'interno un po' di criticità, un po' di cose da capire. Bene. Sostanzialmente, se vogliamo dare una piccola definizione, questa è la definizione che trovate su Mastering Bitcoin. La blockchain strutturata è sostanzialmente una struttura a dati ed è strutturata come un'ordinata lista di blocchi di transazioni backlinked, ovvero in cui ogni blocco è collegato al blocco precedente. È una struttura dati, sostanzialmente è una struttura dati con delle particolarità. In particolare è ordinata, quindi non è una raccolta di blocchi a caso, ma ha un certo ordine. E questi blocchi, che sono i componenti di questa blockchain, hanno un backlink, cioè sono collegati al contrario. Io genero un nuovo blocco e lo collego mettendo un riferimento al blocco precedente. Questa è la magia della catena di blocchi. È una cosa abbastanza semplice, ma ha delle proprietà interessanti. Partiamo subito dalle cose difficili che fanno venire i mal di pancia, ma la catena è sempre una. Cosa succede se due miner, che sono quelli che scrivono i nuovi, quelli che aggiungono nuovi blocchi, trovano un blocco contemporaneamente nello stesso istante? Quello che succede è che a un certo punto, per un breve periodo di tempo, questa catena avrà una biforcazione in testa. Bitcoin risolve questo problema dicendo che comunque in Bitcoin quello che conta, la catena delle due che si formano, quella che conta è quella che ha più lavoro. Quindi magari momentaneamente so che vuol dire è che ha più blocchi. In realtà il lavoro è, come vedremo, è un concetto un po' differente. Però sostanzialmente
Se c'è un fork di questo tipo e questo fork non è di una modifica di consenso, quello che succede è che io a un certo punto ho due blocchi al top e poi a un certo punto qualche miner farà crescere una di queste due catene e il mio software riterrà quella catena che ha più blocchi come quella da seguire. Il blocco quindi verrà orfanato, quello su cui non ha costruito più nessuno, e le transazioni che erano confermate solo in quel blocco, cioè che non erano confermate anche in altri blocchi, ritornano in mempool come se quel blocco lì non ci fosse mai stato. Ovviamente se il fork invece deriva da una modifica di consenso, cioè da regole differenti, quello che può succedere è che questo split sarà insanabile. Volente o nolente, se io ho un software che applica delle regole di consenso differenti, può succedere che a un certo punto la catena si divide e se io continuo ad applicare quelle regole sbagliate o diverse, non riesco più a far coincidere le due catene, perché nessun miner intelligente costruisce su un blocco che non è valido, perché vorrebbe dire perdere soldi, fare un lavoro sostanzialmente inutile. Come è fatto un blocco? Un blocco è fatto più o meno in questa maniera qui. C'è una piccola parte, una sorta di preambolo, ma è una struttura dati molto 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 semplice. C'è la block size, quindi la dimensione del blocco, c'è un header, un'intestazione, era quella di cui parlavamo con il fatto che le intestazioni vengono scaricate prima che non i blocchi completi. C'è un'informazione sul numero di transazioni che sono scritte all'interno di quel blocco e poi c'è la lista di tutte le transazioni. Quindi sostanzialmente è la lista di tutte le transazioni con un preambolo. Il preambolo fatto dalla cosa più importante è l'header del blocco. L'header è fondamentale perché, come vedremo, alla prossima slide ha una struttura complessa. Ora qua sono 80 byte. Che cosa c'è scritto dentro questi 80 byte? Lo vediamo subito. Va bene, c'è un campo versione, no, anche che qua Bitcoin è pensato per evolvere, quindi ha 4 byte per il versioning. Ci sono 32 byte che sono l'hash del blocco precedente, quindi l'hash dell'header del blocco precedente. Questo è il backlink, no? Quindi il riferimento al blocco precedente ce l'ho qui, perché metto l'hash, quindi applico una funzione di hash a che cosa? All'header del blocco precedente. Quindi sto di chi è il miner sta dichiarando qual è, se c'è uno split, qual è delle due catene che vuole far crescere, no? Mette un link esplicito. Poi c'è il Merkle root, qui dovete pensare che l'header de deve essere capace di rappresentare sostanzialmente tutte le transazioni che io ho nel blocco, cioè l'appartenenza. Io devo poter dimostrare l'appartenenza di una certa transazione a questo blocco. E come me faccio? Lo faccio perché c'è questo Merkle root, che è la radice di un albero di hash, un Merkle tree appunto, in cui io sotto ho tutte le mie transazioni, poi man mano le concateno, faccio hash e vado avanti fino ad ottenere questo Merkle root.
Se io cambio anche un solo byte di una qualsiasi delle transazioni, o anche l'ordine delle transazioni all'interno del mio blocco, questo merge root non sarà più valido. Quindi questa è una informazione aggregata che mi consente poi di dimostrare il fatto che una certa transazione appartenga a quel blocco. Poi c'è un timestamp che è emesso dal miner ed è un orario del blocco approssimativo perché anche il tempo in Bitcoin è in consenso, quindi ci sono delle regole per cui viene dichiarato un tempo come compatibile con il blocco. E se io trovo un blocco che è minato con un tempo diverso, tipo il 1 gennaio 1970, lo scarto perché una delle regole di consenso non è stata seguita. Quindi anche l'orario potrebbe essere leggermente differente rispetto all'orario che uno vede sul proprio computer, però c'è un processo di consenso. Poi ci sono 4 byte che sono il difficulty target. Questa cosa è quando parleremo la prossima lezione del mining, sarà importante. Il mining è evolutivo, quindi non ha sempre la stessa difficoltà. La difficoltà che dobbiamo raggiungere per minare un blocco è segnato nel blocco stesso, quindi il blocco dichiara qual è il suo difficulty target. Questo valore è fisso, ma viene ricalcolato ogni circa 2 settimane, in modo da correggere il fatto che magari ci sono più miner o meno miner. Viene tarato per lasciare la cadenza dei blocchi attorno ai 10 minuti. Ok? Il difficulty target comunque c'è in tutti i blocchi ed è uguale finché non avviene il cambio di difficoltà. Anche il cambio di difficoltà sono delle regole di consenso, quindi se io metto il difficulty target sbagliato, il mio blocco è in calo. E poi ci sono 4 byte che sono il cosiddetto nonce, che è il numero che io vado a tentare di che continuo a cambiare per fare in modo che l'hash di questo header abbia delle caratteristiche, cioè per essere accettato dal mining. Possiamo immaginare che la difficulty adjustment richiede che l'hash dell'header del mio blocco abbia un certo numero di zeri iniziali. Quindi io ho il blocco è sempre il medesimo, io continuo a cambiare questo valore per tentare di trovare quel tal valore che mi consente di avere il numero di zeri necessario ad essere accettato dalla rete di Bitcoin. In realtà è un campo molto piccolo, quindi sostanzialmente si aggiungono anche altre cose, si spostano l'ordine delle transazioni. È un campo così piccolo che miner abbastanza vecchiotti finiscono lo spazio, quindi fanno tutti i controlli in tempistiche al di sotto del secondo. Quindi è così basso lo spazio che comunque ci sono altre modalità, altre cose che si possono cambiare per tentare di cambiare l'hash di questo header. L'hash è una funzione one way, quindi non potete, o meglio, no, diventerete famosi se riuscite ad invertirlo, cioè a
a non fare questo processo con brute force. Ed è dal brute force che deriva la complessità e il consumo energetico del mining. Riassumendo, questo è come può essere rappresentato un blocco, quindi c'è quella parte giallina, si vede, che è l'header, da cui deriva il block hash, che semplicemente è SHA-256 di quel contenuto. C'è il numero di transazioni e poi quelle grigie sono tutte le varie transazioni. La prima transazione è una transazione particolare ed è quella che mette il miner. Cioè il miner ha la possibilità di aggiungere una transazione sua che paga oltretutto zero fee, perché tanto il miner è lui e quindi la metterà sempre. E questa transazione a che cosa serve? Beh, serve a mettere magari altri caratteri randomici, ma serve a avere, non ha nessun input e al posto e ha un output che è il meccanismo con cui il miner viene pagato. Cioè nella Coinbase, la Coinbase è una transazione particolare che ha un output in cui dentro c'è il premium price, i nuovi bitcoin che vengono generati, più la somma di tutte le fee che sono pagate dalle transazioni sottostanti. Quindi c'è una regola di consenso che dice, guarda, che la Coinbase può avere un output o può avere più output eventualmente, la cui somma degli importi ha un cap che è dato dalla somma delle fee più il premio che viene dato per ogni nuovo blocco trovato. Per complicarci la vita, abbiamo capito che questo numerone qua brutto, questo block hash, è quello che utilizziamo per identificare univocamente un nodo. Ed è anche quello che il prossimo nodo utilizzerà per fare il backlink con noi, per permettere un riferimento al nostro nodo. Però è difficile da vedere e da utilizzare. Allora, che cosa si usa? A volte si sente parlare di altezza. Siccome la blockchain è sostanzialmente un qualcosa in cui io impilo un blocco sopra l'altro, io potrei contare l'altezza di queste torre di blocchi. Attenzione, che però l'altezza non è univoca, perché vi ho detto prima che potrebbe esserci che a un certo punto due blocchi per un breve periodo di tempo condividono la stessa altezza. A un certo punto uno verrà orfanato e quello reale sarà quello che rimane. Per questa motivazione molto spesso deve lavorare con un blocco usa il block ID, quel numerone lì, invece che l'altezza. Per noi umani invece l'altezza è un numero molto più piccolo, è progressivo, è molto più comodo, si fa anche prima a leggere. Se andate su qualsiasi block explorer, il block explorer normalmente vi accettano sia altezza che block hash. Quindi questi per esempio erano i blocchi di oggi pomeriggio. Il primo è questo qui e ha questo numerone qua, quindi sono comunque cose che o con il nostro nodo o con un block explorer, che sostanzialmente è un sito web, potete recuperare abbastanza facilmente. Normalmente i block explorer vi fanno vedere un pochino tutte quelle informazioni, magari con una modalità un po' più simpatica di cui vi ho parlato. Il timestamp, la difficulty e via dicendo.
Avevamo parlato di Merkle Tree. Il Merkle Root era qualcosa che mettevamo nell'header del blocco. E come funziona? Prendiamo magari questa più grande. Io ho le mie transazioni da TX1 a TX8, che sono la cosa che io poi metterò in quelle strisce grigie, no? In fondo al mio blocco. Per identificarle, come faccio per identificarle? Bene, faccio l'hash della transazione e ottengo quello che si chiama il transaction ID. Quindi le transazioni, normalmente, se dovete cercarle, hanno un transaction ID che, come il parallelismo con i blocchi, è molto più simile, è SHA-256 del contenuto della transazione. Il Merkle Root, che magia fa? Prende questi hash e a due li accoda e poi fa l'hash di questa stringa che ottiene con i due hash. Quindi per esempio da hash 1 a hash 2 faccio hash 1 concatenato con hash 2, poi faccio SHA-256, quindi riapplico la funzione di hash a questa stringa e ottengo questo nodo qua. E io lo posso fare sostanzialmente ancora e ancora. E alla fine questo numerone qua, che è un hash, mi consente, se io sono in grado di ridescrivere il path che ho seguito, mi consente di dare una prova che la transazione 1 effettivamente era all'interno di quel blocco. Perché mi basta dare hash 2, mi basta dare hash 3, 4, e mi basta dare questo hash 5, 6, 7, 8 per ricostruire questi calcoli e quindi arrivare a questo risultato. Il Merkle Tree è una struttura abbastanza interessante che in Bitcoin viene molto utilizzata, però non è una cosa unica di Bitcoin, ed è un qualcosa che può servirvi anche in altri contesti per dare una prova crittografica dell'appartenenza di un elemento a un set molto più grande. E lo fate sostanzialmente scrivendo su qualcosa di costoso un hash solo, quindi una stringa non molto molto piccola. Pensate che in un blocco di Bitcoin magari ci sono migliaia di transazioni che convergono in un'unica scrittura. Quindi questo albero avrà molti livelli. Io, scaricando il solo header, sono in grado di ricevere delle prove che mi dicono se una certa transazione appartiene o no a questo header. Se io modifico un bit qualsiasi di una di queste transazioni o di uno di questi hash intermedi, quello che succede è che avrò, per una proprietà di SHA-256 e sostanzialmente di tutte le funzioni di hash degne di questo nome, avrò un valore totalmente differente. Quindi non riesco, se io voglio darvi una prova che ho incluso una transazione che non esiste in un certo blocco, non riesco a farlo. O la complessità di farlo è tale per cui ci metto troppo. Siccome vedo un po', siamo un po' in ritardo, però io farei 5 minutini di pausa per farvi finire gli appunti e stemperare il dito per chi sta scrivendo tutto.
Se qualcuno ha domande su questa prima parte, fatele pure. Una delle regole di consenso è la dimensione del blocco. Il miner che cosa fa? Tenta di mettere tutte le transazioni possibili, perché lui prende le fee, quindi più transazioni mette, che tenta di ottimizzare lo spazio nel blocco al fine di ottenere le maggiori fee. In realtà, siccome il mining è molto veloce, perché incredibilmente 10 minuti sono molto pochi, quello che succede è che a volte il miner, mentre sta preparando, quando esce un nuovo blocco, mentre il miner sceglie le nuove transazioni, prova a minare su dei blocchi vuoti, in cui ci mette solo la sua Coinbase. Perché anche quei pochi secondi che ci mette a fare questo lavoro sono secondi persi. Lui può sfruttarli per tentare di minare un blocco vuoto. Infatti è per questo che ogni tanto in Bitcoin, sebbene ci siano tantissime transazioni, ogni tanto c'è un blocco vuoto. Quindi è il miner che sceglie le transazioni e lo fa tentando di riempire al massimo lo spazio disponibile. Perché lo spazio disponibile a lui dà fee in cambio. Quindi più transazioni, o meglio, sceglierà le fee, sceglierà le transazioni che pagano più fee per ogni byte che scrivono sulla blockchain. Le transazioni hanno dimensioni differenti, hanno fee differenti, quindi lui deve fare questo lavoro di incastro per trovare la combinazione che lo paga di più. No, il miner decide di passare al blocco successivo quando lui trova un blocco oppure qualcun altro nel mondo ha trovato un blocco, perché lui comunque poi deve mettere l'hash di questo nuovo blocco nel nuovo blocco costruirà. Perché se non fa questo step, mina su una cosa vecchia. Quindi va a creare quella situazione in cui ci sono due blocchi allo stesso livello e potrebbe andargli male e quindi perdere, vedere il suo blocco orfanato e avere fatto tanto lavoro per niente. Tieni anche conto che quando viene trovato un blocco, tutto il lavoro che ho fatto precedentemente non è che ha un peso, sostanzialmente lo butto via. È come un tipo di lotteria, no? Io ho delle possibilità in più, quando qualcuno vince, poi c'è una nuova lotteria, devo incominciare a giocare sulla nuova lotteria con i nuovi blocchi. Prego. Allora, non è sufficiente l'header del blocco. Però se tu hai solo gli header, era il funzionamento di SPV di cui parlavamo la volta scorsa. Se tu hai i soli header, io ti devo dare la transazione e ti devo dare il minimo di informazioni che ti permettono di ricostruire la stessa informazione che c'è scritta nel merkle root, come merkle root di quel blocco. Quindi mettiamo che io ti do la transazione TX1 e poi in questo caso hash1 posso ricavarmelo. Hash1 2 non posso ricavarmelo perché mi manca hash2, quindi tu mi dovrai dare
anche hash 2, poi da cui riesco a ricavarmi hash 1, 2, 3, 4. Poi voglio arrivare al merge root, l'unica cosa che mi manca è questo, è questo hash qua. Quindi io ti do le informazioni minime che fanno in modo che tu possa ricostruire un percorso che fa andare dalla tua transazione, che è la tua foglia, fino alla root del tuo albero. No, perché tu non vedi le altre transazioni. Ti stai fidando che io ti sto dando degli hash che sono compatibili con la storia che ti sto raccontando. Ma forgiare un hash per raccontare una storia differente è tanto difficile, cioè dovrai invertire l'hash. Quello che potrei fare è darti una TX diversa. Però poi per crearti una storia, o ti ho anche raccontato che l'header di quel blocco ha un merge root differente, e allora va bene, ti sto raccontando una storia differente, ma se tu ti fidi di quell'informazione che hai nell'header, allora non riesco a darti una storia convincente. O meglio, dovrei farlo con brute force, ma non ce la faccio. E delle informazioni aggiuntive che mi vengono date, ma siccome sono tutti hash, non riesco a invertirle, no? Quindi non riesco a darti un valore che è sciato con quest'altro che hai tu da quello che voglio io. Non riesco ad invertire SHA 256. Scusa, cosa? Sì. Sì. Sì, sì. Ah, questa è una struttura, cioè dentro un full node tu hai delle strutture dati, poi sono salvate in delle specie di database, dei file testuali, ma sostanzialmente ci sono oggettini di questo tipo qua, in cui c'è un header e poi ci sono tutte le transazioni. E nell'header c'è il merge root. Tant'è vero che il tuo nodo prima si scarica tutti gli header e si fida, poi si scarica tutte le transazioni per ogni singolo blocco, applica tutte le regole, e poi una delle regole è: ma tutte queste transazioni in quest'ordine mi danno quel merge root? E devo trovare lo stesso merge root. In questa maniera qua ho anche controllato che effettivamente ho scaricato, che non ci siano stati problemi sulla trasmissione magari di quelle transazioni. Tieni conto che la parte gialla sono 80 byte. Un blocco con le firme separate arriva fino a 4 mega. Quindi io mi scarico subito quella parte lì e incomincio a dire: beh, c'è qualcosa, poi man mano scarico tutto il resto e vado man mano tutta la mia blockchain. Adesso prendiamo un caso un po' particolare, che è il blocco zero. Il blocco 0 è un blocco come tutti gli altri, ed è quello da cui parte la blockchain di Bitcoin. Quindi è un blocco un po' particolare perché non ha la parte di ancoraggio all'indietro vuoto, perché
non c'è un altro blocco prima del blocco 0. Il blocco 0 è stato minato da Satoshi, cioè ha lo stesso formato, compreso il fatto che questo è il suo block ID, e come vedete l'hash è l'hash dell'header, ha degli zeri iniziali, e in realtà è l'unico blocco che il vostro software non scarica, perché è stato scritto all'interno del code, dice. Quindi quando voi fate partire un full node, il blocco 0 c'è già. È quello che è stato scritto da Satoshi, e se potete vedere un pochino come è fatto. La cosa interessante è che ha una transazione sola, la Coinbase, anche perché non poteva averne altre, perché non poteva perché non c'erano cose da spendere, forse qualcosina lo potevamo fare, ma la Coinbase è questa transazione qua, che sostanzialmente ha questo input che non deriva da niente, perché la Coinbase non ha input reali, e sposta i fondi. Qui c'è scritto dove li sposta in un indirizzo che ormai non si usa più, che è Pay to Public Key, era proprio una delle prime tipologie di indirizzi, e sposta 50 bitcoin. Il protocollo di Bitcoin dice che comunque quella Satoshi se l'è minata con un software che si è scritto lui, ma comunque quei 50 bitcoin, siccome sapevano di un qualcosa, che di un pre-mine, perché non c'è un vero e proprio lavoro associato, sono spendibili. In realtà Satoshi poi è stato il primo a minare, perché c'è solo lui, ha accumulato un po' di bitcoin, si fa fatica a dire quanti, e molto probabilmente non vedremo mai quei bitcoin spostati, questi sicuramente, ma anche quelli dei blocchi successivi, perché uno dei vantaggi probabilmente di Bitcoin è che Satoshi, a un certo punto, quindi il fondatore, quello che poteva avere più peso sul protocollo, è sparito. Non sappiamo chi è, non sappiamo in quanti erano, diciamo, e non ha più mosso i fondi, e quindi sostanzialmente la cosa interessante è che prima si parlava di description, di ordinal, c'era qualcuno che mi ha fatto un paio di domande di questo tipo. Il primo che ha scritto qualcosa che non c'entra probabilmente niente con Bitcoin è stato Satoshi, perché questo è un dump del primo blocco in esadecimale. Questa è la parte di header, ci sono altre informazioni, e a un certo punto questa è la Coinbase, quindi la transazione che Satoshi ha deciso di inserire, e c'è del testo, era che Satoshi ha deciso di dare una utilità a quello spazio, riportare il titolo di un giornale, The Times, che oltretutto stava citando vari problemi con il denaro fiat, che sostanzialmente sono l'idea per cui Bitcoin è nato. Questa è la pagina del Times, e Satoshi non ha fatto nient'altro che scrivere questo titolo,
ovviamente polemico che segnala le problematiche del sistema Fiat, ma l'ha voluto scrivere all'interno del primo, della coinvase del primo blocco. Questo consente uno di fa molto figo, no? Perché proprio nel primo blocco c'è scritto perché di Bitcoin, ma soprattutto consente anche di avere una prova più o meno certa del periodo in cui veramente è partita la blockchain di Bitcoin. Il primo blocco lo potete trovare su tutti i blocchi Explorer. È simpatico da andare a vedere, è molto molto semplice. Abbiamo internet? Ci proviamo? Ok, questo è un Block Explorer, quindi è un sito web che vi fa vedere in una maniera un po' più umana i blocchi. Proviamo a cercare il blocco 0. Questo è il blocco, è stato fatto il 3 gennaio 2009 e contiene una sola transazione, che è la Coinbase, che paga 50 bitcoin a questo, all'indirizzo che ha questa fabbrica. Interessante che, come vi dicevo, questo non si può spendere, ma comunque Satoshi non l'ha speso, questo sarà comune anche nei blocchi successivi, tranne per qualche fondo che lui ha dato ad altri personaggi che i primissimi giorni incominciavano a testare Bitcoin. Passiamo a cose un po' più simpatiche, anche perché tra un po' smettiamo, se avete domande potete farmele. Mi piace l'idea di Bitcoin, però vorrei provarla senza magari spendere tutti i miei pochi fondi che ho da studente. Vabbè, non c'è problema. Bitcoin ha delle altre reti che possono essere utilizzate sostanzialmente per questioni di test, e sono attualmente sono tre: sono Testnet, sono Signet e sono Regtest. Le vediamo velocemente perché magari se ne dovete scegliere una per fare un test, fate più in fretta se sapete che caratteristiche hanno. I token, questa qui è Testnet, i token hanno valore zero, in realtà questo varrà per tutte queste reti di test. Nel caso di Testnet, i blocchi sono generati con la stessa proof of work di Bitcoin, quindi se voi avete un miner e volete provarlo, Testnet probabilmente fa per voi. Ci sono delle modifiche: se dopo 20 minuti nessuno trova un blocco, in questo caso la difficoltà va a zero. È stata introdotta come una modifica per rendere più veloce testnet e per non bloccarla, perché comunque il mining consuma energia e seminate bitcoin di testnet, quei bitcoin valgono zero, quindi state buttando via dell'energia. Questa scelta iniziale in realtà ha generato il problema che è scritto alla linea successiva, cioè se utilizzate testnet ci sono troppi blocchi orfani, cioè il problema è che quando
quando la difficoltà precipita, tutti sono lì che minano a rotta di collo. I token sono quasi introvabili, cioè, perché sostanzialmente la testnet che stiamo utilizzando ora, che è la testnet 3, è partita anni fa, e siccome viene utilizzata per i test, probabilmente gran parte di quei token sono andati persi, perché la testnet è fatta anche per questo, anche per testare cose che sono potenzialmente pericolose. Molti wallet supportano testnet, ci sono vari servizi utili con cui potete giocare ed impratichirvi, anche se volete fare delle cose particolari. Testnet può funzionare bene per non mettere a rischio i vostri fondi, quindi prima fate un test con strumenti di questo genere. Ci sono anche molti wallet e block explorer che supportano un testnet, quindi la testnet è normalmente quella che viene consigliata per un po' per impratichirsi. Attualmente non è forse quella migliore per testare il funzionamento dei wallet, perché li stressa parecchio. Signet è una nuova idea di rete di test. I token hanno sempre valore da zero. I blocchi, invece di avere una proof of work, hanno una proof of authority, cioè c'è qualcuno che li firma, e se li firmano sono validi, li firma con un suo segreto, quindi è l'unico che può creare questi nuovi blocchi, e siccome lo fa lui direttamente, i blocchi sono molto regolari, perché non deve fare la proof of work che ne sa bene quando finisce, ma lui decide che ogni minuto, ogni 10 minuti firma un blocco. Ci sono tanti token disponibili, purtroppo non è usata tantissimo, nel senso che comunque vari wallet, chi costruisce wallet ha dei costi per supportare tante altre reti, e difficilmente, soprattutto in periodi in cui vengono richieste un sacco di altre funzionalità, si mette lì a mettere la parte, si mette lì a mettere l'effort per implementare anche queste altre reti, e se l'autorità dovesse sparire? Quindi Signet, dall'altra parte, è legata a una sorta di fiduciario e di test, quindi va più che bene. Però in questo contesto, quando c'è proof of authority, l'authority deve essere sempre disponibile. Token hanno valore zero. Regtest è quella che probabilmente ingegneristicamente è più interessante. I token hanno sempre valore zero, ma in regtest siete voi Satoshi. Quindi avete la possibilità di fare quello che vi pare. Avete già 21 milioni di token nel vostro portafoglio. Minate con un comando, ma minate anche un milione di blocchi con una linea con un comando solo, quindi potete ricostruire qualsiasi scenario che vi venga in mente. Non ci sono vincoli temporali sui blocchi, quindi fate un po' quello che volete. Ovviamente funziona solo sul vostro computer, quindi se due regtest, quelle reti saranno differenti. È facile cancellare tutto, simulare cose più complesse. Per chi conosce cos'è CI, Continuous Integration, vuol dire che io posso utilizzarlo in un programma di test, ricreandomi da zero tutte le volte la mia blockchain con le caratteristiche che più mi aggradano, e utilizzare
lo stesso software, perché RegTest, Testnet e Signet usano lo stesso software Bitcoin Core che avete scaricato, anche per generare questo tipo di test. Quindi se avete da provare scenari complessi o volete capire che cosa succede se mino un milione di blocchi, che cosa succede se esplode, se usate RegTest sul vostro computer. Questo era mi ricordo pochissimo, ma questo qua per esempio è Blockstream Green, che è un bel wallet, perché io lavoro per Blockstream, quindi è bellissimo. È un po' di pubblicità aziendale ci vuole. In realtà il Blockstream Green supporta Testnet, attualmente solo lo Testnet. È disponibile per Android, iOS, Windows, Linux e Mac. Se volete provare senza bisogno di avere Bitcoin, potete provare ad utilizzare Green. Ci sono dei siti web che vi danno pochi frazioni di Bitcoin che consentono di incominciare a pasticciare e a imparare come funziona il Bitcoin. Una delle cose che vi verrà detta che io già mi ho un po' anticipato, ma vi verrà detta nelle prossime lezioni, spero, è il fatto che quando utilizzate i wallet Bitcoin, quelli di serie, quelli che sono non custodial, voi siete i custodi dei vostri fondi. Quindi se perdete le informazioni, perdete i fondi. Quindi meglio pasticciare prima con Testnet, che non vale niente, prima di fare i test con fondi reali. La bibliografia è la stessa della volta scorsa. Vi ricordo che Bitpolimi ha le lezioni anche dell'anno scorso, che sono utili per chi magari vuole vedere questi concetti spiegati da altri. In tutta Italia e anche oltre ci sono i Satoshi Spritz, che sono degli eventi informali in cui potete bervi spritz, birra, tutta roba alcolica, perché quello che non è alcolico è vietato, scherzo. Però di solito trovare gente che è appassionata o lavora in Bitcoin, a cui fare tutte le domande possibili. A Milano ogni mercoledì dalle 18 alle 20, 21, 22, se andiamo a mangiare tardissimo, e mi troverete più o meno sempre. C'è il sito web e i gruppi di 21, che vi forniscono un sacco di informazioni, podcast, libri, tutto che potete scaricare e avere gratuitamente. C'è anche un altro progetto che si chiama Officine Bitcoin. Questo è pensato un po' più per essere delle veloci lezioni che danno dei supporti pratici. Se io voglio capire come fare per utilizzare un certo wallet, come fare la mia mnemonica con i dadi, come costruirmi il mio nodo, sono su Telegram, quindi sono alla sera di solito lì. Sono cose molto, sono anche pensate per un pubblico che di Bitcoin non sa nulla, quindi a volte magari sono anche veramente su come si lancia un programma sotto Linux. Ci prendiamo 10 minuti per spiegare come si fa. Domande?
sulla volta scorsa, su questa volta, curiosità che non c'entrano niente. Vai. L'altra volta mi hanno detto che si parte sempre, anche questa volta, si parte sempre dal blocco zero. Sì. E che dal blocco zero fino alla fine ci sono circa 500 giga di blockchain. Sì. Ma non si potrebbe assegnare un nuovo blocco zero? Cioè, al posto di partire dal primo, partiamo dal... Allora, il problema è che quando io vado a capire se quei fondi lì esistono, cioè a cosa serve la blockchain? Mi serve per capire se quei fondi che stanno arrivando a me effettivamente esistono. L'unico modo, siccome non c'è un punto in cui cioè attualmente le transazioni di Satoshi potrebbero venire spese, io dovrei dire fisso un certo punto in cui certifico che queste sono le monete che possono già generate, che possono venire spese, e da lì in poi io mi valido la blockchain con i dati che qualcuno mi ha certificato. Ma chi me li certifica? Perché una delle cose che è una delle caratteristiche principali di Bitcoin è che io non mi devo fidare di un terzo, io non mi fido neanche degli altri nodi a cui mi connetto, tant'è vero che voglio ricontrollarmi tutto da zero. Quindi io che cosa dovrei fare? Dovrei scaricare, e ci sono state proposte e tentativi di fare cose del genere. Quindi io dovrei prendere un certo stato della blockchain, congelarlo e fidarmi di qualcuno che mi dice: guarda che questo qua era un stato buono. Ma siccome io non mi fido, l'unica maniera che ho è devo ricostruirmi quello stato lì. Ma ricostruire quello stato lì vuol dire ripartire dall'inizio e rivalidare la blockchain fino a lì. In realtà la validazione della blockchain è una cosa che fai una volta sola e poi probabilmente non la fai più, perché comunque continui cioè il tuo nodo ritiene valido tutto quello che è il passato. Se è un problema di banda, ci sono delle... Io potrei anche farmi passare da qualcuno i file della blockchain e poi rivalidarli tutti da me. Io potrei fare questa operazione qua. In realtà un hardware di questo tipo, quindi neanche un mega computer, valida la blockchain in 2 giornate, che comunque per validare più di 10 anni di storia non è tantissimo. Quindi lo spazio, se il problema è lo spazio, tu a un certo punto puoi decidere di buttare via la storia più vecchia. Ovvio che nessuno poi potrà chiederti la storia vecchia, tu non potrai più andare a controllare che cosa c'era nel blocco zero, perché magari lo hai buttato via, perché non ti interessa. Però attualmente la modalità migliore è riscaricarsi tutto. Prego. Ok, parto da è sostenibile e la risposta è non lo so. Ok, l'halving è una roba interessante, cioè avevamo visto che il difficulty target
Ogni 2 settimane circa viene ricalcolato per aggiornarlo allo stato. L'halving è un'altra regola simile che dice che il premio che il miner può aggiungere al fatto che trova un blocco non è costante nel tempo. Satoshi aveva avuto un premio di 50 bitcoin. L'idea è quella che l'halving vada a dimezzare questo premio. In questa modalità il totale di bitcoin che si genereranno è calcolabile con una serie geometrica che tende a 21 milioni. Adesso il premio che viene, quindi quando io mino un blocco mi prendo le fee di tutte le transazioni più un premio di 6 bitcoin, 25 insegno. Tra qualche mese c'è proprio un blocco chiaro da cui quel premio lì andrà dimezzato, quindi io prenderò poco più di 3 bitcoin. Se io per sbaglio faccio la mia, ogni tanto succede, faccio la mia Coinbase in cui ci metto 6, quel blocco lì non è valido e verrà scartato, quindi io faccio un bel lavoro, però butto via sostanzialmente quel lavoro che ho fatto. Questa cosa qui serve per dare un cap, cioè un limite al numero di monete che possono crearsi in Bitcoin. Questo per delle storie molto molto economistiche, un po' tristi, che dicono che è reale, no? Che le cose che aumentano di valore aumentano perché comunque sono scarse, e se una cosa io la posso generare sempre non è scarsa, perché se aspetto in realtà per ora la serie finisce nel 2140, però ovviamente questa cosa genera degli attriti, no? Perché il miner che fa questo di mestiere oggi prende 6 bitcoin erotti che sono un bel marlocco. Dopo l'halving ne prende 3, quindi comunque salire il prezzo non lo so, probabilmente sì, perché visto gli ultimi giorni mi sembra, anzi. Di solito è sempre successo questo. In realtà questa cosa qui tende anche a far diventare più professionali forse i miner, perché devono competere con un premio che potrebbe essere più basso. Poi è ovvio, se tu guardi la risposta dei miner è data dall'hash rate, cioè quanti miner si mettono lì, da quanti tentativi fanno al secondo in tutto il mondo. L'hash rate il trend è di salita da sempre, quindi può esserci che ci sia un po' di maretta attorno all'halving, come tutti gli anni. C'è gente che piange, c'è gente che è contenta, alla fine della fiera Bitcoin trova un suo equilibrio. Che questa cosa qui funzioni nei prossimi halving è tutto da vedere. Ci sono delle ipotesi di modifica al protocollo per introdurre un limite al dimezzamento,
una telemission molto bassa, che andrebbe a coprire quelli che ci si aspettano siano anche i bitcoin magari persi, non è per niente, non è una cosa su cui non c'è neanche un sentimento condiviso all'interno della community di bitcoin. Quindi tu, se tu parli con tre persone, siamo ancora molto lontani, ti diranno tre cose differenti. La cosa bella è che ne stanno parlando, cioè si stanno già preoccupando su questa cosa, che per ora e probabilmente per qualche altro halving non sarà una problematica per Bitcoin. Però la gente ci sta già pensando e sta pensando a come poter risolvere questo tipo di problematiche. Senza contare che poi comunque la rete di Bitcoin eventualmente corregge il mining anche al basso. Quindi se i miner, no, se i miner che avevano le spese più alte a un certo punto non ce la fanno più e spengono, l'hash rate diminuisce, vedremo la prossima lezione che il difficulty adjustment serve anche in caso di discesa, con un limite, questa cosa bellissima è intelligente che ha fatto Satoshi, è che non può né salire di oltre le 4 volte né scendere sotto un quarto. Quindi se ci fosse un problema, questi normalmente sono problemi che si verificano quando c'è un fork contenzioso, cioè qualcuno che vuole aggiungere o togliere regole di consenso. Quando c'è questo tipo di fork in cui si creano due squadre, due catene che difficilmente poi riconvergono, quello che succede è che i miner migrano secondo quella che secondo loro è più intelligente, e quella che non lo è si trova con pochissimo mining che fa molta fatica a scendere, e ha quello che si chiama un inverno di Bitcoin, no? Quindi i blocchi escono 3 blocchi al giorno, e cosa non faccio? Per questo normalmente chi fa questo tipo di operazioni, cosa di un recente passato, va poi a modificare queste regole, introducendo delle regole emergenziali che complicano ancora di più la situazione. Quando c'è stato il fork di Bitcoin Cash, che voleva prendere una certa strada e che non ha avuto un seguito fortissimo, però un certo seguito ce l'ha avuto, quindi gente ancora ha nodi di Bitcoin Cash che funzionano, no? La catena si è separata, loro avevano pochissimo hash rate, hanno introdotto una regola simile a testnet, quindi se non c'erano blocchi per tot tempo la difficulty crollava sotto il quanto. Che cosa succedeva? Che i miner si spostavano sulla blockchain di Bitcoin Cash quando era semplice e vantaggiosa, poi facevano tantissimi blocchi velocissimi, interveniva il difficulty adjustment e tornavano a minare su Bitcoin, perché il miner va a minare dove per lui conviene di più. Incredibilmente una modifica molto molto piccola di togliere questa regola che c'è da tantissimo tempo a Bitcoin Cash generava il fatto che c'era il periodo in cui la rete non funzionava perché non minava nessuno o erano molto pochi, c'era il periodo in cui minavano tutti, quindi avevi blocchi velocissimi, perché i miner sono uno degli attori all'interno di questo ecosistema e possono prendere delle decisioni. La stessa decisione la prendi tu quando decidi di metterti in casa tua,
il nodo di, perché tu lo ritieni più importante, il nodo di Bitcoin invece che il nodo di Bitcoin Cash. Quindi ci sono tante cose, è un sistema complesso in cui tutti gli attori hanno la possibilità di far sapere un pochino che cosa ne pensano, lavorando attivamente, senza che ci sia un sistema centralizzato, no? Ognuno fa un po' quello che gli pare. I miner hanno un peso perché possono spostare la loro potenza da una catena a un'altra in modo abbastanza semplice. Allora, anche qua è una cosa abbastanza discussa, nel senso c'è tanta gente che all'interno di Bitcoin si sta già facendo questo tipo di paranoia, anche se probabilmente presto. Anche qua le risposte non sono chiarissime. In realtà quello che ci dovrebbe salvare è il fatto che Bitcoin è basato su SHA-256 e quindi quella cosa lì ci dovrebbe salvare sul fatto che eventualmente si possa fare, cioè, se è complesso, ma l'unica cosa che crittografica di Bitcoin in realtà è la firma. Cioè, io quando voglio spendere un qualcosa che ho, per provarne il possesso, ne faccio una firma. Le prime versioni di tipo i 50 bitcoin di Satoshi erano su un indirizzo che si chiama pay to public key, e questo qua effettivamente è una delle metodologie che secondo me potrebbero essere il target di un attacco con un computer quantistico. Da molto presto si è smesso di utilizzare questo tipo di indirizzi, addirittura nelle primissime versioni si poteva pagare ad un certo IP. Si è smesso di utilizzare tutte queste cose che si è capito potevano diventare pericolose, e per esempio si è cominciato a utilizzare pay to public key hash, che ha aggiunto SHA-256, complicando la vita a chi vuole fare attacchi di questo tipo, sebbene lo schema SDSH attualmente non è bloccato. Però quello che è stato fatto è stato aggiungere un layer in più. SHA-Lash, secondo me è una buona soluzione. Se dovesse esserci una problematica in futuro, nulla vieta che a un certo punto si vada anche a correggere alcune problematiche, secondo me abbastanza remote e forse infattibili. Direi che se bucano la crittografia forte come quella che utilizza Bitcoin è veramente l'ultimo dei problemi. C'è una forte discussione comunque già su questo tipo di cose. Stiamo a vedere
Di solito i bitcoin sono particolarmente paranoici, quindi si creano i problemi prima che diventino cose. Però questa cosa qua è buona, perché dà il tempo di trovare delle soluzioni. Che cosa succederà? Io non lo so. La mia percezione è che è molto lontana quella cosa lì. Ok, questo è Mempool Dogspace, che è un sito web, è un blog explorer. Effettivamente non lo uso mai, però tutte le volte che lo apro poi mi piace, che è simpatico, perché prima di tutto vi fa vedere la blockchain come dei blocchi, dei quadrati, uno dietro l'altro con la loro altezza, quindi abbiamo superato 832.000 blocchi. Da questa riga in poi questi sono i blocchi, le ipotesi di blocchi futuri, perché il blocco futuro lo conosce solo il miner che trova la soluzione, e queste sono delle previsioni più o meno credibili. Vi fa vedere anche il fatto, per esempio, qui ha una parte sul difficulty adjustment. Il difficulty adjustment avverrà in 7 ore, quindi tra poco ci sarà una correzione della difficoltà, e la previsione è quella che la difficoltà scenda del 3%, quindi probabilmente c'è il 3% dei miner, o forse un po' di più perché si basa su tutto lo spam che hanno spento le loro mining pool, quindi è sceso un po', e il tempo medio non è più 10 minuti ma è 10,3, no? Quindi diminuendo la difficoltà è un pochino più semplice fare i blocchi, se è un pochino più semplice fare i blocchi, allora questo tempo tornerà a essere 10 minuti precisi. Le fee sono questa. Quindi variano, nel senso che ci sono tante transazioni, ci sono parecchi blocchi pronti per essere scritti. Questo vuol dire che se io voglio entrare nel prossimo blocco dovrò spendere probabilmente qualcosa come 66 satoshi per V-byte, quindi su una transazione media qualcosa come $5.50, che non è poco. Se avrete l'occasione di vedere il primo blocco dopo l'halving, per scrivere nel primo blocco dopo l'halving, perché tutti i bitcoin ritengono che faccia molto figo scrivere nel blocco in cui avviene l'halving, le fee saranno di centinaia di dollari per transazione, semplicemente perché ci saranno tutti i rincoglioniti come me e tanti altri che vorranno scrivere una stupidaggine per dire ah ce l'ho fatta, e spenderanno un sacco. In fortuna che avviene ogni 4 anni, ogni tanto qualcosina si può anche spendere per divertimento. Questa è una fotografia della mempool, quindi la mempool è quest'area qua in cui ci sono tutti questi quadratini che sono le transazioni. Più il quadratino è grande, più la transazione è grossa, quindi probabilmente sui quadratini più grossi sono o pagamenti di qualche miner che magari hanno centinaia, o qualche exchange che hanno centinaia di output, quindi con una sola transazione danno soldi magari a 100 persone, oppure ci sarà qualche gattino, una tartarughina, un'altra aminità di quelle che stanno riempiendo la blockchain di Bitcoin.
La cosa bella è che Bitcoin è una tecnologia abbastanza nuova, non c'è tantissima gente che ci lavora. Cos'è che sono? Che belle queste transizioni. Che questo qua è qualcuno dei miei colleghi che sta facendo consolidamento. La cosa simpatica è che avete la possibilità di sperimentare. Ci sono le reti di test, è una tecnologia nuova, piena di gente molto più simpatica di me, quindi non spaventatevi. E come tutte le tecnologie nuove, sembra magia, ma non lo è. Ma dall'altra parte, se avete delle buone idee, magari potete anche tentare di metterle in pratica e purtroppo scontrarvi con il fatto che le cose semplici in Bitcoin non esistono, ma siccome siete al Politecnico di Milano, lo sapete bene che le cose semplici non esistono. E con questo, se avete altre domande, io sono qua. La prossima lezione sarà sul mining. Magari vi porterò dei giocattolini che fanno un po' di luci, non fanno suoni, ma vedremo vedremo magari qualcosa un pochino di più pratico su come fare mining senza guadagnarci niente, perché questo sarà un po' il filo della presentazione. Allora, la difficoltà si aggiorna ogni 2048 blocchi, mi sembra. Comunque sì, eh? 2016? 2016, ma sono 2015 perché uno non viene contato perché Satoshi ha fatto un errore e quindi noi ce lo portiamo, siamo contenti di avere questo piccolo bug. In realtà ci pensa che sia circa ogni 2 settimane, perché non funziona una roba più come è stata scelta, io non lo so. Probabilmente un valore molto basso darebbe oscillazioni troppo grosse. Cioè il miner potrebbe decidere di dire vabbè, io questo lo mino, questo no, questo sì, questo no, o tentare di rallentare appositamente, no? Perché siccome poi il calcolo avviene su quel timestamp, io potrei dire vabbè, metto un timestamp un po' più lontano, no? Invece di mettere il timestamp di adesso, metto il timestamp tra 5 minuti, tanto lo posso fare. Poi ancora 5 minuti, ancora 5 minuti, in modo che tendo a far scendere la difficoltà. La scelta di 2 settimane è stata studiata appositamente per evitare questo tipo di oscillazione, perché alla fine se Bitcoin oscilla, cioè io non so bene ogni quanto tempo, già il 10 minuti è probabilistico, eh? Quindi a volte escono blocchi anche dopo un'ora, anche dopo un tempo più lungo, e c'è la gente che magari ha fatto una transazione, vuole farlo passare ed è nel panico, suda, no? È finito tutto, Bitcoin non va. No, i 10 minuti sono probabilistici. Quindi, quello che voleva fare Satoshi, secondo me, era di rendere il più possibile una cosa stabile, la media dei 10 minuti. Se io faccio l'aggiornamento ogni blocco, avrei potuto generare un po' di oscillazioni, che avrebbero reso Bitcoin un po' meno credibile, no? Perché se io faccio una transazione ma la faccio
nel giorno pari in cui la difficoltà è bassa, nel giorno dispari in cui è alta, vado a complicarmi la vita, mediamente ogni 10 minuti. Potrebbe essere quello, chi lo sa? Chi lo sa? Siccome ai Bitcoin i meme mi piacciono tantissimo, hanno scoperto quasi tutti probabilmente gli easter eggs che Satoshi aveva messo in Bitcoin, e probabilmente ne hanno aggiunti degli altri, perché fa sempre bene scherzare su Bitcoin. Bitcoin comunque è un bel protocollo in cui le cose sono state pensate, secondo me, da un bel team che aveva delle belle competenze e per un tempo abbastanza lungo, guardando i fallimenti precedenti e mettendosi in un'ottica che è quella che poi viene a chi approccia Bitcoin, che è quella di andare a cercare il pelo nell'uovo su dove le cose possono fallire. Bitcoin tenta di evitare il più possibile che Bitcoin stesso fallisca, e questo è il più grande applauso a Satoshi, è che è riuscito, secondo me, a costruire una cosa con tantissime idee geniali, che a volte a uno gli viene: ma perché ha fatto così? E poi, quando alla prova dei fatti, si capisce che quella è una soluzione intelligente, e anche il fatto che comunque è sparito, pur sedendo su tantissimi soldi, che non muoverà mai. Grazie Satoshi. Finito. La prossima lezione sul mining.